Buonasera a tutti, da Pier Giovanni Salimbene e benvenuti nel mio canale dedicato al mondo degli strumenti ottici e digitali per gli appassionati della natura. Molti tra voi conosceranno senz'altro Hikmicro, è una nota azienda cinese che ha iniziato a investire nella progettazione di termocamere nel 2008. Nell'ultimo periodo però ha deciso di entrare anche nel mondo delle fototrappole e per questo motivo, grazie alla collaborazione di Origin STB, che è il distributore ufficiale di Hikmicro per l'Italia, ho avuto il piacere di testare per 3 settimane il modello M15, che costa 220 euro SIM inclusa. Su binomania.it, che è il mio sito ufficiale, troverete un articolo molto approfondito. Io però ve ne parlerò tra pochissimo dopo la breve sigla. Non andate via! La fototrappola Hikmicro M15 ha un design, come vedete, molto accattivante, con un colore camo grigio che si adatta a molte situazioni senza essere mai invadente. La presenza di ben 12 batterie consente di fornire un'autonomia decisamente elevata. Con la cinghia, l'antenna e le batterie inserite, infatti, la mia bilancia elettronica ha stimato un peso di circa 780 grammi, che sono distribuiti su 112 per circa 140 mm. È ben impermeabilizzata, di grado IP66, e inoltre in grado di resistere sino a meno 20 a più 55, oltre a una percentuale di umidità compresa tra 5 e il 90%. Nella parte inferiore potete vedere la filettatura con passo da un quarto per il collegamento con i treppiedi fotografici o altri supporti. Nella stessa zona si accede anche al vano delle batterie, che è impermeabilizzato e che si aggancia sgancia tramite un pulsante protetto dal coperchio principale. È anche possibile evitare ulteriormente il furto della scheda micro SD, che è disposta sul lato destro, grazie all'utilizzo di un lucchetto. Il pannello dei comandi è affidato a pochi pulsanti. Si può notare una leva principale con le funzioni off, setup e on, ed è stato previsto anche il pulsante sincronizzazione, appunto per la sincronizzione con l'app Hikmicro Sight, e un comodo pulsante che consente la formattazione della scheda di memoria. Ci sono poi 4 LED SD, batteria, rete e utente, che consentono di comprendere se ci sono anomalie nella fase di installazione e attivazione. Per quanto riguarda l'antenna, vi posso dire che nel corso delle settimane mi è sembrato potesse fornire un'ottima ricezione del segnale. È lunga circa 25 cm, durante le 3 settimane di test ha sempre trasmesso i dati o consentito l'utilizzo dell'app senza carenza di copertura. La risoluzione delle immagini è di 4240x2385, ovviamente si può scattare anche risoluzioni inferiori. Per quanto riguarda il multiscatto, è possibile ottenere sino a 3 fotogrammi la volta, oltre a concedere uno scatto prima della ripresa video. Quando si imposta invece su video, si beneficia di una risoluzione massima di 1080p, ossia i classici 1920x1080, oltre ad altre due riprese in 720p e la classica e velocissima WVGA, che onestamente non ho provato dato che il mio scopo era analizzare la sua qualità ottica. I video sono compressi e salvati nel classico formato MP4, la lunghezza massima di video comunque ben compressa ed è di 10 secondi nel formato più grande, questo vi consentirà di archiviare decine e decine di video. Sono tutte scelte devote a trovare il giusto compromesso tra resa, soddisfazione dell'utente e consumo delle batterie. Nell'uso diurno inoltre è possibile beneficiare di immagini videocolori, oltretutto con una buona resa dei colori, come state vedendo, e una gamma dinamica in proporzione alla grandezza del sensore che reputo veramente soddisfacenti. La sera ovviamente scatterà e riprenderà i video in bianco e nero. La velocità di scatto è pari a 0,5 secondi e questo è un ottimo valore per congelare il movimento della maggior parte degli animali. L'illuminazione della scena invece si affida a un ottimo sistema con 12 micro LED che lavorano a 940 nanometri. L'angolo di detenzione del sensore PIR è compreso tra 60 gradi e 45, con una distanza massima di 25 metri. Il sistema di esposizione della scena è automatico. I video e le immagini possono essere salvati dentro una scheda SD con memoria micro SD che non è fornita in dotazione. È possibile usare schede sino a 32 GB.
La fototrappola ICMICRO M15 ospita, come vi ho anticipato, 12 comuni batterie da 1,5 volt, ma in realtà è possibile farla funzionare anche con 6. Con la carica massima è dichiarata per funzionare 6 mesi. Io non ho avuto purtroppo la possibilità di testarla per così tanto tempo, però posso confermarvi che durante le 3 settimane la batteria si è scaricata di circa il 10%. La prima settimana ho scattato soltanto immagini, mentre nella seconda ho ripreso solo video, con una frequenza immediata dal rilevamento degli animali. Mi sembra questo comunque un ottimo risultato, ideale per chi ha la necessità di non doversi recare spesso nel luogo di installazione o di dover acquistare anche costose batterie esterne. L'installazione di questa fototrappola è rapidissima, è sufficiente avvitare l'antenna, inserire le batterie e la scheda di memoria, posizionare la leva su setup dopo aver scaricato ovviamente l'applicazione ICMICRO Sight ed esservi registrati. Aggiungere il prodotto tramite l'app fotografando il codice QR che è presente dentro lo sportellino, attendere l'attivazione, formattare eventualmente la scheda e premere il tasto sincronizzazione per una prima sincronizzazione, posizionare il tasto su on, chiudere lo sportellino e aspettare che arrivino gli animali. A livello costruttivo, complice il cattivo tempo, come vedete anche stasera sta per arrivare, che purtroppo ha spesso contraddistinto questo periodo del test, vi posso confermare che questa fototrappola dell'ICMICRO ha superato brillantemente pioggia, vento e anche una bella grandinata. E anche all'interno del coperchio non ho mai notato evidenti e dannose infiltrazioni d'acqua. Lo stesso dicasi per il vano d'alloggiamento delle batterie, quindi è un prodotto che mi è parso ben costruito, con uno scafo che è decisamente robusto. Rispetto ad altri prodotti, inoltre, ha fornito delle immagini correttamente esposte e ben illuminate anche a distanze prossime ai 30 metri. Tra le varie modalità di impostazione riguardo la sensibilità del sensore di rilevamento, ancora una volta, data la zona piena di alberi, rami e arbusti, mi sono affidato alla modalità media, che è riuscita a gestire egregiamente in maniera autonoma la situazione. Il tempo di attivazione, ve lo ripeto, di 0,5 secondi, che comunque ritengo ottimale per la maggior parte delle specie, almeno per quelle presenti nella mia zona. Per quanto riguarda la qualità delle immagini e dei video, come state vedendo, sono decisamente nitide. Inoltre ho apprezzato anche la capacità del software di gestire molto bene l'illuminazione, visto che su 350 video ottenuti non è stato registrato uno sovraesposto. Anche la resa dei colori, la gamma dinamica, la nitidezza, potete appurarlo voi mentre faccio passare queste clip, sono paragonabili a prodotti dal prezzo identico e spesso superiore. Per quanto riguarda l'applicazione ICMICRO Sight, ci sono già delle innumerevoli funzioni, ma alcune, come ad esempio lo scaricamento online dei video, non è ancora disponibile. Per il resto comunque mi è parsa funzionare senza bug e anche le impostazioni sono facili e intuitive da gestire attraverso il vostro telefono. Non potendo personalmente usufruire di un abbonamento dedicato, ho potuto soltanto analizzare il funzionamento con le 100 immagini gratuite e in tal lasso di tempo non ho riscontrato particolari problemi. Resta comunque da verificare con un test di durata l'affidabilità del trasferimento dei dati. Inoltre vi informo già che è possibile aggiornare facilmente la versione del software direttamente attraverso l'applicazione. Anche in questo caso, per ricevere le immagini sul vostro smartphone o tablet, è doveroso sottoscrivere un abbonamento. Voi potete leggere tutti i prezzi nel mio articolo. Adesso magari vi faccio vedere la tabella con la tariffa. È giunto ora il momento di parlarvi dei pregi e dei difetti. Li riassumiamo velocemente. Allora, tra i pregi vi direi prezzo di acquisto competitivo in base alle sue caratteristiche. Foto e video di ottima qualità, un'ottima qualità costruttiva, una buona impermeabilizzazione e soprattutto la presenza di pulsanti per una rapida attivazione e installazione. La qualità dei video e delle immagini mi sembra paragonabile alla miglior concorrenza. Inoltre c'è la possibilità di ottenere 3 scatti consecutivi, varie personalizzazioni sia per la fotografia che per i video. Ottima l'autonomia con delle semplici batterie da 1,5 volt, potenza dell'antenna e l'aggiornamento del firmware via applicazione da remoto. Tra i difetti, visto che questo è uno dei primissimi modelli presenti sul mercato, vi dico che il software è ancora in fase di miglioramento, quindi è una novità. Aspettatevi senz'altro delle ulteriori modifiche al software di gestione. La lunghezza massima dei video in Full HD è di solo 10 secondi.
In estrema sintesi, secondo me l'idea di Hikmicro di entrare nel mercato del fototrappolaggio si è rivelata molto azzeccata. Difatti è stato concepito un prodotto molto robusto con un'ottima autonomia che resiste bene alle intemperie, beneficia di un ottimo segnale ed è facilmente personalizzabile. Ritengo possa essere infatti la giusta scelta per gli amanti del marchio che vogliono affiancare dispositivi termici notturni a una fototrappola moderna che fornisca a richiesta ottime immagini e video e che non costa tanto. Io ringrazio Mauro Spozio di Origin STB, che è BDM, ossia responsabile dello sviluppo aziendale di Hikmicro, per avere fornito l'esemplare oggetto di questo test e per avermi consentito di citare le mie impressioni imparziali che sono state scaturite da un test pratico sul campo. Spero che questa recensione vi sia piaciuta. Noi adesso scappiamo perché tra un po' arriverà un incredibile temporale come ogni sera e vi invito a venirmi a trovare come sempre su questo canale YouTube. Ci vediamo inoltre sui due siti ufficiali che sono binomania.it e termicinotturni.it. Vi aspetto se volete anche sul nuovo gruppo Facebook, siamo quasi in 11.000, che si chiama Visori Termici, Visori Notturni e Fototrappolaggio. Se volete aiutarmi a continuare questa mia attività di giornalista indipendente, potete mettere un bel mi piace se vi è piaciuto il video, divulgarlo fra i vostri amici e chi ancora non lo avesse fatto potrebbe iscriversi gratuitamente a questo canale utilizzando l'icona qui in alto. Un caro saluto a tutti voi da Pier Giovanni Salimbeni e buon fototrappolaggio. Ciao ragazzi!